Salve a tutti Blazers e benvenuti in questo nuovo episodio di Minecraft Legends. Siamo qui nelle tundre ghiacciate e mi sto dirigendo verso il villaggio degli scheletri perché ci è arrivato un avviso importante. Apparentemente all'arrivo della notte gli scheletri verranno nuovamente attaccati dai piglin. Infatti eccoci qui pronti per difenderli. Tra l'altro mi sono reso conto che avevo disattivato l'audio ai nostri personaggi, spiriti guida, dei di Minecraft che continuano a parlare. Infatti questa volta non mi ha interrotto. E prima di riattivare il loro audio vi voglio introdurre per bene l'episodio. Intanto non so come mi sono portato un coniglio assieme ai golem, ma vabbè. Abbiamo infatti ancora un sacco di cose da fare. In questo momento ci troviamo qui e in quest'area ci sono ancora delle zone che forse meritano un po' di esplorazione. Questa chiazza, quest'altro punto che non si sa mai, soprattutto qua mi sembra strano che non ci sia nulla, quindi un'occhiata qui la darei volentieri, e forse anche questo angolino. Insomma, esploreremo un po', ma non solo, perché oltre a difendere gli scheletri, dobbiamo attaccare almeno una delle basi dei piglin. E come potete vedere, la fazione dell'Orda ha un'ultima base, mentre le altre due ne hanno ancora un paio. Quindi dopo scegliamo, anzi sceglierò in realtà cosa fare, perché potremmo o terminare un'orda oppure andare a indebolire una delle altre orde. Nel mentre, ragazzi, mi raccomando, vi chiedo di supportare come sempre con un like. Qua attaccheranno appena si farà notte i piglin, quindi per difendere la base io direi che innanzitutto gli possiamo lasciare qualche torrettina d'arciere, molto tattica in giro. E soprattutto facciamo delle unità. E come vedete il generatore ci dice che gli scheletri sono in grado di scagliare frecce oltre le mura, ma sono vulnerabili ad attacchi corpo a corpo. Quindi potrebbe essere appunto un'ottima idea quella di costruire un piccolo avamposto pieno di scheletri dentro delle mura, in modo che poi loro possano attaccare all'esterno. Intanto raccogliamo anche un po' di queste unità che ci faranno sicuramente comodo. Quindi sì, credo che potrei creare una sorta di piccola cittadella con delle mura dove lasceremo all'interno questa unità e permetteremo loro di attaccare in sicurezza. Potrebbe essere un'idea. Allora, mogliamoli qui e prepariamo il tutto. Perfetto ragazzi, non ho voluto difendere l'intero paesaggio degli scheletri, ma diciamo che ho creato una sorta di protezione attorno al centro città. Tutta questa situazione mi fa venire in mente anche che ci mancano delle cose all'interno di questo gioco. Ad esempio, la capanna del tagliapietre è utilissima perché permette di upgradare strutture e anche mura facendole di pietra, rendendole così molto più resistenti. L'ho potuto provare in una delle live che ho fatto su Legends, dove, diciamo, nelle modalità multiplayer o nelle missioni extra era possibile testare queste cose senza limiti, quindi avevo già tutto sbloccato. Non ho mai provato a potenziare in questo modo le difese all'interno della campagna, però sicuramente potrebbe essere un'ottima idea provare a sbloccare questa cosa e farlo e fare questa prova. Purtroppo non posso mettere l'edificio del pozzo qui, sennò avrei avuto un bel punto di respawn. E non ci resta che aspettare l'attacco dei piglin a questo punto. Così difendiamo il villaggio e poi possiamo andare oltre. Ok, effettivamente c'è un piccolo problema. Ovvero che ci vorrà un bel po' di tempo prima dell'inizio dell'attacco, dato che è ancora pieno giorno. Quindi, intanto che noi attendiamo l'arrivo dell'attacco, direi che possiamo andare un po' ad esplorare. Ad esempio, quest'area è ancora vuota, in cui potremmo magari trovare qualcosa da sbloccare. Ci mancano ancora diverse cose da sbloccare in mappa, e me ne sono accorto anche giocando appunto le modalità extra durante le live. In particolar modo ho scoperto che ci mancano ancora dei golem giganti. I golem leggendari non erano finiti, e all'interno di questa giungla pare esserci anche una base di piglin. Visto? Cioè abbiamo già trovato qualcosa. Però, possibile che sia tutto qui? Possibile sì. Sembrerebbe non esserci alcun altro segreto qua dentro. Vabbè, una di quelle basi che possiamo tirare giù per fare risorse. Per ora lasciamola pure qui e ci dirigiamo invece in questa piccola area. Ma anche in questo caso si direbbe che non ci sia assolutamente nulla. Vabbè, le piccole basi siamo sempre in tempo per farli. Altra area da controllare assolutamente è questa.
Facciamolo, il tempo non dovrebbe mancare, quindi tippiamoci qui e andiamo a vedere se c'è qualcosa. Ed effettivamente ci mancava qualcosa in quest'area. Guardate qui, abbiamo trovato un'altra di quelle torri che ancora non ho potuto sbloccare, peraltro. Ma che forse potrei fare. Mi fa fare i raccogli adesso. Proviamo a farlo. Ok. Avendo fatto raccogli, che cosa succede esattamente? Che ho letteralmente tolto la struttura. Interessante. Quindi la struttura poi la potrò tipo buildare da un'altra parte, immagino. Giusto? Altrimenti, cioè, se l'abbiamo tolta e basta, sarebbe abbastanza strano. Ok, torre esplosiva sbloccata. Raccogliene ancora per costruire torri esplosive aggiuntive. Quindi ora la torre io la potrò buildare. Sono però delle unità limitate. Mi ero totalmente dimenticato di doverle prendere. Eccola qui. E infatti richiede come risorsa di averne raccolta una. Quindi dovremmo raccoglierle tutte in giro piano piano. Spara proiettili che respingono i nemici all'impatto. Non può essere potenziata da altre strutture. L'antica torre degli ospiti attacca i nemici vicini e li fa volare via. Se viene distrutta sarà perduta definitivamente. Ok, quest'ultima cosa è abbastanza pesante effettivamente, quindi ce la dobbiamo giocare davvero molto bene. Nel mentre, anche quest'area è stata totalmente esplorata. Il sole è ancora alto, quindi ragazzi, sapete che c'è? Questo villaggio è in pace. Questo villaggio è in pace. Speriamo che sfugga agli occhi affamati dei pigli. Qui devono attaccare, ma ci metteranno una vita. Questi amici avranno bisogno del a questo del punto andiamo avanti con l'esplorazione. I pigli sono in agguato. Mi trovo ora in quest'area dove ho già trovato qualcosa. Apparentemente lì c'è l'ultima base dell'Orda della Caccia. Qui abbiamo della Prismarine. E apparentemente c'è un punto di domanda, ragazzi. Quei maiali non apprezzano chi fa il bagno con loro. Fagli visita e riceverai una sorpresa. Un golem! Ragazzi, abbiamo trovato un altro golem, mi sa. Il gigante di quercia. Il gigante di quercia. Se il nostro vecchio amico non avesse piantato i semi, non ci sarebbero foreste nel sopramondo. Sembra che siano un po' nei guai. Saresti così gentile da aiutarli? Proviamoci. Ho il materiale per assemblarlo, quindi facciamolo. Ma si gode, un altro gigante ho trovato. È un golem di legno gigantesco, praticamente. Quindi attaccherà dalla distanza. Madò, ragazzi, questi sono fortissimi. Eh sì. Hai un nuovo amico potente. Andiamo subito a vedere. Allora, non qui, logicamente, ma qui da qualche parte. Eccolo. Hai già visto quanto possono essere utili i tuoi golem di legno. E il gigante di quercia è stato la loro ispirazione. A posto, direi. Su di te e su tutte le creature del mondo, ora che è dalla tua parte. Il potente cannone del gigante di quercia può lanciare attacchi a distanza contro i piglin. Per assemblare i giganti devi costruire un miglioramento speciale al pozzo. E l'abbiamo già fatto. Va bene. Top, assolutamente top. Quindi tu verrai con noi. Intanto sta arrivando la notte, quindi è arrivato anche il momento di andare a difendere il villaggio. Qui dovremo ancora esplorare, però ragazzi, diamo priorità alla fattoria degli scheletri. Bene, questa esplorazione è stata sicuramente utile, perché ci presentiamo con un terzo golem questa volta. La nostra orda si fa via via più interessante, eh? Allora, dovrei averli presi già tutti, giusto? Mi stanno seguendo, perfetto. Quindi fattoria degli scheletri da questa parte. Andiamo subito a prepararci per l'assalto. L'assalto dovrebbe iniziare a breve, ragazzi. Molto breve, dato che ormai è notte. Sto cercando qualche scheletro in giro, ma penso che li andrò a generare io stesso, mal che vada. Comunque, ragazzi, c'è un discorso da fare. Se questi giganti... Io so mancarne almeno un altro, partiamo da questo presupposto. Se questi giganti sono anche la fonte di ispirazione dei nostri golem, finirò il discorso tra poco. Mi piace che anche in questi assalti secondari c'è comunque il video introduttivo, che figata. Ok, perfetto.
All'orda della caccia vuole attaccare. 6 minuti di attacco? Ma che scherzi? Non sono un po' troppi? Va bene, comunque, voi state qui e iniziate pure a fare il vostro casino. E io a questo punto vado a generare altri scheletri. Perfetto. E loro li piazziamo in giro per la base, in difesa appunto della base stessa. Vediamo anche il nostro golem di quercia cosa fa. Pare non poter attaccare oltre il muro però, apparentemente. Quindi forse lui è meglio prenderlo così. Prendi anche loro e andiamo con loro tre a combattere, vai. Vediamo che succede. Dove sono gli altri piglin esattamente? Qua ci sono un sacco di scheletri in giro anche. Raccogliamoli ovviamente. Ecco i piglin. Via, caricone, combattete. Vediamo che succede. Non ho ancora visto in azione il golem di... Ok. Appena sparato il golem di legno. Carino, ci sta. Simpatico. Raccogliamoli di nuovo. Prendiamo più unità che possiamo e continuiamo a ripulire l'area. L'attacco mi sembra abbastanza blando, sinceramente, quindi non dovremmo avere particolari problemi. Comunque, stavo dicendo che i 4 golem che noi possiamo creare... Adesso vai a seguire i rinforzi. Sono ispirati a questi golem giganti. Quindi, chiaramente lui è l'ispirazione del golem di ciotoli. Il golem di legno... Lo scudo? Cioè il golem di mattoni che sarebbe? Golem di mola forse? Quindi ci mancherebbe il golem, il super golem curativo in questo caso. Però lui piazza uno scudo difensivo, quindi forse è lui l'equivalente del golem di muschio. Anche perché ha un po' di muschio sopra, ce l'ha. E non è l'unico. Boh, non lo so, comunque ci manca un golem che potrebbe rappresentare a questo punto o il golem di mola o il golem di muschio. Ok, devo dire che sembrava un assalto abbastanza blando, ma si sta facendo anche interessante. Quindi forse è il caso di fare altre unità. Ad esempio zombini tattici. Perché qua sono entrati. Richiamiamo tutti. Prendi le unità e iniziate a combattere. Intanto che io genero qualche altro alleato, perché ragazzi qui la situazione si fa un po' difficile. Sembrava poca roba e invece si fanno rispettare sti dannati piglin. Vai, attacchiamo. Allora, facciamo altri scheletri. Hanno leggermente danneggiato il centro del villaggio degli scheletri, ma non è un problema, dovremmo farcela ora. E partiamo l'attacco di loro, date. Forse stanno attaccando anche da altre parti. Presto arriveranno altri piglin. Lo so che ne arrivano altri, ma manca un minuto e mezzo. Penso che potremmo farcela a questo punto. Forse. Questo è un problema. Forse dovrei ricostruire le mura. Proviamo a ricostruire le mura. Vai. E difendiamo anche con un paio di torri in più, dato che qua stanno assaltando. Intanto io non sono riuscito a uscire. Merda, volevo andare ad aiutarli da fuori. Allora, qua stanno ancora combattendo? Sì, decisamente. Eliminiamo loro. Voi venite con me, tutti quanti, che c'è un assalto in corso dietro. Quindi bisogna difendere questa zona della base subito. Non penso che avremo particolari problemi a resistere all'assalto. Però cerchiamo anche di resistere bene, senza subire troppi danni. E sono anche di qua. Attaccano dappertutto gli infami. Guardali. E infatti ho ancora alcuni scheletri rimasti qui da soli a combattere, poracci. Mentre c'è ancora il mini boss, quindi, che non è stato più abbattuto. Quindi cerchiamo di dare una mano attivamente. Mancano 16 secondi, quindi basterà ripulire il campo e dovremmo esserci. Sì, lui è il problema. Loro sono il problema, ce ne sono due. Dove sono i miei super golem però? Mi servono i super golem più per dare una mano. La situazione si è ribaltata. È il momento di eliminare il resto dei piglin. Lo so. Però intanto loro stanno facendo i loro danni, Non è che siano così stupidi. Allora, richiamiamo tutti. Così posso riprendere il controllo dell'intera armata.
come non detto? Ce l'abbiamo fatta. Sono andato via. Easy. A posto. E allora, ragazzi, GG per noi. Niente da dire. GG per noi. E per chiudere io gli lascerei una bottega del carpentiere, così da sistemare il danno che è stato fatto. Ma, ragazzi, il villaggio è un po' distrutto, ma la difesa è stata compiuta con successo. E detto questo, ragazzi, è il momento di vendicarci. Io direi di partire con un mega attacco contro una delle loro basi. Potrei andare a ultimare l'orda della caccia, però, ragazzi, voglio tenermi questo finale per più avanti. Prima andiamo a danneggiare un'altra struttura. E potrebbe essere o questa o questa. Questa è la grande base. Sono entrambi delle grandi basi. Ci sarebbe anche questa qui. Sì, andiamo in quest'orda della spora, un po' più piccola, così andiamo in ordine. Poi faremo l'orda della caccia, la finiamo, e poi ci sono queste due grandi basi. Quindi il prossimo attacco noi lo faremo qui, ma prima di andare, pozzo del destino, perché in tutto ciò è chiaro che ci sia un piccolo problema, ovvero che il fatto di poter raccogliere risorse limitate è un bel limite, perché alcune cose non possiamo farle, quindi andremo ad aumentare la raccolta e anche la possibilità di staccare il ferro. Questa melodia vi aiuterà a estrarre del ferro per le tue esigenze. Lo so già, tranquillo. Abbiamo fatto la redstone, facciamo anche il diamante. E mancherebbe il carbone. Carbone che purtroppo non possiamo fare in questo momento, perché non ho abbastanza prismarine. Quindi è il momento di tornare a distruggere e farmare villaggio, e da qui si parte per il mega attacco all'orda delle spore. Tra l'altro 38 unità, ridendo e scherzando, non siamo neanche pochi. E loro stanno ribellando. Che succede? Ci siete tutti? Perfetto. Allora, usciamo da qui. L'orda delle spore sta da questa parte, ed è il momento di tirarli giù una delle loro dannate basi. Prendiamo anche questo scheletrino. Qualche alleato sulla strada può sempre far bene. Anche questo zombie salviamolo. Salviamolo, diventerà un prezioso alleato per lui. Ora siamo in 40, quindi direi che siamo più che pronti per un bel attaccone. E ragazzi, ecco qui la loro base. Madonna, quanto è grande. Difficoltà 2. Beh, è altissima questa base. Come faccio io ad arrivare lì sopra? Va bene, allora ci serviranno sicuramente un casino di rampe, quindi prepariamo subito la prima. Da qui. Se va, dasse via la guida avanti. Ok, stanno preparando l'invasione. Va benissimo, però anche noi dobbiamo invadere loro ogni tanto. Non è che possiamo sempre subire e basta. Bravissimi, che iniziano l'attacco. Ora combatteremo ancora più duramente. Non ti preoccupare, anche noi combatteremo duramente. Peraltro, no, non c'è nessuna difesa da organizzare, quindi possiamo lasciarli fare. E tiriamo giù subito la prima struttura. Bene, 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 bene. Allora, seconda rampa. Saliamo e andiamo a massacrare anche quest'altra. Attenzione, perché qui purtroppo queste strutture stanno producendo spore, fanno danno d'aria, sono belle pericolose, quindi dobbiamo starci attenti. La facciamo attaccare tutti. E anche questa va giù. Bene, vai con l'altra strutturina qui. Non sembra che ci saranno particolari problemi. Il golem di mattone intanto ha deciso di quittare, cioè già lasciato, è andato giù. Prossima rampa. Di qua. Unità, golem, tutti quanti. Ah, si stanno già buttando, stanno già facendo un macello, va bene. Attaccate qui, intanto io recupero i caduti. Letteralmente, venite da questa parte, su. Dai, ho fatto tutta la rampetta, fatta bene. E poi voi scivolate sulle banane e cadete giù. Vabbè, che dire. Allora, da questa parte ce la potete fare, venite qui. Ok, e una volta arrivati qui attacchiamo, via. Ma no, sono caduti ancora lì zombie. Ragazzi, ma cioè,
Ma come faccio io a organizzare un attacco se continuano a cascarmi questi? Attaccate sto merdazza di robo, su. Anche voi. Non fatevi pregare così tanto. Anche voi, continuiamo l'attacco. Rampettina. Si sale, andiamo. Attaccare. Sì ragazzi, li ho lasciati tutti per strada. Meno male che c'è sto golem che attacca lo stesso. Allora, venite o no? Fatevi selezionare. Andiamo. Di qua. Continuate l'attacco, santo cielo. Basta cadere di sotto. Guardali. Guardali tutti in giro. Allora, dove sono gli altri mega golem? Guarda dove è finito questo. Ok. E il golem di mattoni, ragazzi, non so neanche dove sia il golem di mattoni. Proprio l'abbiamo perso del tutto lui. Ok, sta salendo il golem di mattoni. Incredibilmente sta salendo da solo. Va bene, allora, portiamoli su. Di qua. Da bravi. Anche tu, non so cosa stai facendo qui, ma devi salire. Di qua. Dovrebbero correggere sta cosa, che le unità cadono di sotto, è abbastanza fastidioso. Voi state qui impalati a subire danno. C'è una struttura qua. Cioè, attaccatela. Mi devo dire tutto io, non so. Presto contrattaccheranno. Lo so, ma golem di mattoni. Golem di mattoni, guai a te se cadi ancora. Dai che c'è un cancello da tirare giù. Andate. Abbattete sto cazzarola di cancello. Andiamo. Abbattiamolo. Non sembrano collaborare moltissimo in questo momento. Qua, dovete attaccare. Qui dovete attaccare questo. Dai, anche voi. Il bersaglio. Ok, stiamo attaccando, stiamo attaccando. Loro due sono un attimo protestando. E siamo entrati, via, contro la base. Ci siamo. Questa piccola orda che abbiamo costruito sta andando molto bene. Siamo in 33, ne abbiamo persi un po', per carità, però potremmo anche farcela. Tra l'altro, vabbè, con tre golem così è tutto anche più semplice. E nel mentre stanno anche abbattendo, senza che io gli dicessi nulla, le altre strutture. Ma devo dire che la cosa ci va anche bene, perché è tutta prismalin che facciamo. Che magari dopo mi sarei perso. Intanto anche la struttura centrale, piano piano la stiamo danneggiando. Va bene, nel mentre andiamo ad accelerare un po' le cose, ragazzi. Sapete ormai qual è la tattica definitiva in questo gioco, eh? Non c'è neanche bisogno che ve lo dica. Spawner dei creeper. È arrivato il momento. Spawner dei creeper. Io mi preparo per un'altra rampa. Creiamoci un po' di creeperini. E andiamo. Tra l'altro, perché mi fa creare un massimo di 38 unità e non 40? Che fastidio che sia così precisa la cosa. Allora, creeperini. Dobbiamo assolutamente aumentare anche la possibilità di spawnare altre unità. Lo faremo, ragazzi. Piano piano facciamo tutto. Ma ora, creeper, velocizziamo la cosa. Dai. Quando volete esplodere, eh? Cioè, nel senso, possiamo farcela. Esplodiamo. Gli assi si decidono. Eccoli. Sì, un ultimo sforzo e il portale cadrà. Però diciamo che non hanno fatto tanto danno sti creeper. Però qualcosa di più. Intanto aiutiamo le unità. Qua i zombie devono concentrarsi. Ci penso io a loro. Creeper! Attacca! Esplodi! Che stava facendo lui? Era in vacanza. E va giù. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. L'orda della spora subisce un altro danno. Adesso vediamo la loro reaction. Oddio, questo piglin ha la gamba di ferro. Perché il messaggero l'altra volta il tipo se l'era ficcato in bocca. Gli ha staccato una gamba a morsi. Ho capito ora. Ma è terribile sta cosa.
Ovviamente hanno dato una pozione al loro re, che sembra essersi incazzato parecchio. Ok, penso che quando abbatteremo l'ultima fortezza lui entrerà in gioco. Qualcosa di terrificante nel Nether. Temo che presto saremo tutti sul menù. Saremo tutti sul menù? Sembra molto rassicurante, effettivamente. Sì, io avrei voluto raccogliere la Prismarine, però mi sa che se non mi muovo disponerà tutta. Muoviti, raccogli, 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 raccogli. Raccogli, corri. Prismarine, oro. Vai. Niente. Che peccato però che le risorse desponano così in fretta, è un po' fastidioso. Ma abbiamo comunque raccolto 200 prismarine, quindi non ci lamentiamo. Peraltro ci sono anche delle casse in giro. Vediamo cosa c'è qui dentro. Un alleato costruttore. Vabbè, ci sta. Cioè, non si sente il bisogno di più costruttori, eh. Ve l'avevo già detto, comunque. Non è proprio necessario al 100%. Però, ben venga, è una cosa in più, quindi non ci lamentiamo. Riesco a saltare sopra da qui, dato che non ho più legno. Perfetto, ci siamo. Alleato costruttore di nuovo. Top. Va bene. Allora, ragazzi, a questo punto abbiamo abbattuto quest'altra base dell'Orda. Qua dovremo assolutamente esplorare le montagne, ma per concludere questo episodio voglio concludere l'esplorazione che stavo già facendo e i potenziamenti. Quindi andiamo prima a potenziare al Pozzo del Destino. E ci mancava... Che succede? Attenzione, colpo di scena. È strano vederli così lontani da casa. Il loro mondo sta cambiando e sono curiosi di scoprire come. Pillager. Sono abbiamo grigi. Visto dove tutto questo ha condotto. No. La forza di queste anime gentili nasce dalla loro pace interiore. Troveranno il modo di tornare a casa. Erano grigi. Erano grigi. Quindi sono i villager che probabilmente si stanno ribellando. Diventeranno combattenti diventando dei pillager. Ci sta dicendo questo. Ed è una bella conferma se così fosse, perché abbiamo sempre detto che i pillager sono i villager di un'altra fazione, divenuti malvagi per qualche ragione. E sembrerebbe avere un'importante conferma di lore in questo gioco questa teoria. Figata non da poco. Comunque, non me l'aspettavo, anche se mi aspetto quello che succederà perché l'ho visto giocando nel multiplayer. Non mi aspettavo questa clip ora. E stavo dicendo che dobbiamo potenziare il carbone, se non ricordo male. Mi mancava il carbone. Quindi secondo potenziamento del carbone fatto. E a questo punto, per concludere in bellezza l'episodio, concludiamo l'esplorazione, come vi stavo dicendo prima. Che sta succedendo? Non si mette bene. No, sono entrato nel territorio dell'Orda della Caccia, vero? Non volevo entrare qui dentro, ragazzi. Ehi, quel portale è indistruttibile. Prima devi distruggere quelle bobine di lava. Ok. Mi duole ammetterlo, davvero ingegnose quelle spire di lava. Il loro calore protegge il vicino portale. Sì, io non volevo assolutamente venire qui. Ma vabbè, ragazzi, abbiamo scoperto che, essendo questo, la fame dei Piglin cresce. Costruirà una nuova base da qualche base parte. Dei Piglin nel mondo stanotte. Ok, bene, vabbè, le basi minori, tipo queste. Chiaro. No, dicevo, ora che è rimasta l'ultima base dell'Orda, niente, parlano sempre una loro. Una nuova base emergerà qui stanotte. Lungimiranza, hai rotto le palle. Stavo dicendo,
quando rimane l'ultima base, il portale diventa indistruttibile a meno che non distruggi le sue strutture di supporto. Quindi apparentemente è così che funziona. Va bene, lo faremo ragazzi, faremo anche questo ovviamente. Nel mentre, ne approfitto per dire una cosa, ma non vi sembra anche voi che lungimiranza sia un po' sus? È un po' tipo strana. Non lo so, inizio a pensare che potrebbe esserci più avanti una sorta di morale, tipo che anche i piglin meritano il loro spazio nel mondo, ma lungimiranza in particolar modo vuole che noi li uccidiamo tutti. Cioè ogni tanto dice proprio elimina quelli che sono sopravvissuti. Non lo so, sembra un po' una divinità malvagia a volte. Staremo a vedere. Comunque c'è un'altra bella cassa qui da aprire. Lì c'è anche una... un avamposto dei piglin. 140 di ferro, va bene. Questo è uno di quelli secondari. Ma noi continuiamo l'esplorazione da questa parte perché... guarda qui. Guarda qui. Qualcosa che mancava c'era. Qualcosa c'era. Andiamo a vedere. Chissà che cos'è. Una torre? Un golem? Una campana. Ok, ho visto la struttura effettivamente. E si sente il rintocco, quindi logicamente uno fa uno più uno. Questo bioma, invece, Badlands. Ma insomma, non sembrano delle Badlands. Ci sono anche degli ananas tipo a terra. E benvenuto Frank, che fa la sub. Così ogni tanto le sub arrivano mentre registro. Grazie Frank. Ora che faccio sti video più lunghi è più facile che becco qualche sub ogni tanto. Abbonatevi al canale Viola, siamo in live stasera alle 20.30, è gratis con Prime, ricordiamolo, giusto per dire se volete supportare. E soprattutto, oltre che youtuber, sono streamer, quindi è una buona metà del mio lavoro. Se volete, passate anche nell'altro canale a seguire. Allora, andiamo a vedere la struttura, quindi. E poi ci sono un paio di forzieri, che dobbiamo assolutamente prendere. Alcuni contengono risorse basta, ma altri hanno addirittura gli alli, quindi direi che vale assolutamente la pena di aprirli. Eccola qui. Campana trovata. Posso anche raccoglierla. Ma raccogliamola, sì, dai. Direi che ci siamo. Apriamo sta cassa. Che contiene? Lapis. Va bene anche il lapis. Non ci facciamo problemi. E infine c'era una cassa qui da qualche parte, ne sono quasi certo. Era torre dello stordimento sbloccata, raccogliene ancora per costruire torri dello stordimento. Va bene, perfetto. In compenso ho trovato un'altra cassa da questa parte, semplice pietra rossa. E ora ragazzi, andando di qui, dovremmo anche finire il caricamento dell'area. Sì, abbiamo esplorato praticamente tutta questa zona. Sì, mancano ancora dei piccoli dettagli, tipo questo angolo, però non penso ci sia qualcosa. E ci manca questa area della mappa che nasconderà cose interessanti, per forza. Perché io so mancarmi almeno due robe, di cui una, fondamentale, è l'ultima cavalcatura. Perché io ancora non ho il tucano, ed è la cavalcatura più bella. L'ho provata in live ed è assolutamente la preferita. Quindi dobbiamo andare a recuperare il tucano per oggi, però per questo video è tutto. Quindi ragazzi, ci fermiamo qui. Un saluto da Eren e ricordatevi di supportare con un like la serie come sempre. E ci vediamo molto presto con un nuovo episodio. Ciao a tutti!